Dovete avere molta passione per fare il corso d'arbitro. Non ci possiamo più accontentare ormai di puri arbitri che vanno sul quadrato con una semplice infarinatura, oppure magari anche avendo mandato a memoria attentamente tutte le regole, ma a noi interessa anche l'interpretazione della regola e l'applicazione. Sono vecchi discorsi, ma soprattutto interessa che queste cose siano talmente radicate in voi che formino un corredo tecnico veramente, e non semplicemente nozionistico, non semplicemente di sapere la cosa in sé per sé, nuda e cruda, ma veramente apprenderla e assimilarla. Anche perché non vi nascondo che è sempre stato un vanto della regione lombarda di sfornare gli arbitri migliori. Però io sostengo che i miei ragazzi non hanno mai sfigurato in nessun campo, in nessun momento. Però torno a ripetere, ci vuole passione, perché senza la passione, signori miei, non si va sul quadrato. Perché è quello che vi porterà, perché nessuno di voi si sogni di fare speculazioni, scusate il termine un po' audace, di denaro o che, anzi, saranno più i fischi che le lire che prendete per le vostre trasferte, le parolacce che prendete, perché naturalmente sappiate questo, che sul quadrato ci possono essere due puzzoni, forse lei vi ricorda un pochino queste cose, due puzzoni che possono fare qualsiasi cosa, che quasi quasi i pugili vengono assolti, e chi ci va di mezzo, il solito capo espiatorio è l'arbitro, al quale viene rimproverato di non intervenire, ma se interviene gli si dice di non rompere le scatole, gli si dice di tenere la testa, di guardare la testa di un pugile, se lui guarda la testa di un pugile, oh, lo prendo sempre da guardare. È così, è questo, no? Se voi avete partecipato ai miei pugilistiche, è questo. Ora, a prescindere di una certa veste, di una certa personalità e soprattutto di una certa signorilità che dovete avere, in modo da essere voi ad imporvi anche al pubblico, tutto ciò deve essere però corredato da una forte base di ogni e qualsiasi genere, anche di educazione, signori. Il mio compito, vi prometto, di fare il possibile per avere questi risultati, perché io, scusatemi il termine, io voglio questi risultati, anche per... Io non faccio complimenti, signori, io vi dico chiaramente quello che vi devo dire in qualsiasi momento. Se voi avete da dire qualcosa, me lo dite, per favore. Non abbiate remore, non abbiate timidezze, ok. Non capite qualcosa mentre ve lo dico, siate tanto cortesi di dirmi tranquillamente, non ho capito. Io posso anche spiegarmi male. Posso anche, non so, usare un linguaggio che per me è chiaro, per qualcuno di voi che non è abituato a sentirmi parlare, può non essere chiaro. Perciò con molta franchezza vi devo trattarci, sempre e in qualsiasi momento. Chiaro? D'accordo? Stanno per incontrarsi nuovamente. E ancora una volta il pronostico dei tecnici indica... Nella serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata ad un incontro valevole per il campionato del mondo dei pesi medi. Carlos Monzon contro Emil Griffith. È la seconda delle due sfide tra questi due pugili. La prima si era svolta a Buenos Aires, era stata vinta per KO tecnico alla 14ª ripresa da Carlos Monzon. La seconda invece si è svolta a Monte Carlo il 2 giugno del 1973. Carlos Monzon naturalmente è noto agli sportivi italiani perché è il pugile che ha posto fine alla carriera di Nino Benvenuti. Lì c'è stato un grosso errore di valutazione da parte del manager di Nino Benvenuti, Bruno Amaduzzi, non perché Benvenuti potesse evitare in ogni caso la sfida di questo pugile che si proponeva ormai come lo sfidante più qualificato del nostro campione, ma perché lo hanno affrontato senza sapere o senza essere perfettamente consapevoli del valore di questo pugile. Ecco. La prima sfida a Roma, KO la 12ª ripresa, la rivincita inutile a Monte Carlo, un incontro finito in poche riprese. Comunque questa volta invece Carlos Monzon affronta in Emil Griffith, tra l'altro a sua volta grande avversario di Nino Benvenuti in tre indimenticabili sfide, per la seconda volta e sul ring di Monte Carlo le cose non sono state per Monzon così facili come lo erano state sul ring di casa di Buenos Aires qualche tempo prima. Buon divertimento. Carlos Monzon is challenged è il 2 giugno 1973, il ring è quello di Monte Carlo. Carlos Monzon difende per la sesta volta il titolo dei pesi medi conquistato a Roma nel 1970 contro Nino Benvenuti, contro Emil Griffith. Contro Emil Griffith aveva già combattuto a Buenos Aires nel 1971, il 25 settembre del 71, vincendo per KO tecnico alla 14ª ripresa. L'arbitro è l'italiano Piero Brambilla.
ed è l'ultimo colpo di Gong. Alzano le braccia entrambi. Viene portato in trionfo dai suoi uomini d'angolo Emil Griffith, ma è Monzon che vince ai punti e difende dunque per la sesta volta il titolo mondiale dei pesi medi. Dire se lui guarda il testo di un pugno, io lo prendo sempre da guardare. È così, è questo. Se voi avete partecipato alle mie pugilistiche, è questo. Ora, a prescindere di una certa veste, di una certa personalità e soprattutto di una certa signorilità che dovete avere, in modo da essere voi ad imporvi anche al pubblico, tutto ciò deve essere però corredato da una forte base di ogni qualsiasi genere, anche di educazione, signori.